questa battaglia, la vecchia battaglia radicale, quella del famoso mare in gabbia. Che sia una vecchia battaglia radicale già mi pone in una situazione, diciamo, di vantaggio, perché le battaglie dei radicali, essendo io radicale da 40 anni, sono sempre state per la massima libertà, per l'espressione appunto libera e del pensiero e del diritto, dell'essere umano, dello Stato di diritto, Stato certo, diritto, bravo. Certo. Infatti mi sembra di ricordare che in questo caso sul mare di Ostia non vengono nemmeno rispettate delle leggi, perché per esempio d'inverno lo stabilimento è chiuso, perché se anche solo volessi arrivare al mare, in riva al mare, per guardare, per osservare, per farmi una passeggiata, per due chiacchiere con un amico o con un'amica, non lo posso fare perché d'inverno gli stabilimenti sono chiusi. Ora, questo è il massimo della gravità. Poi d'estate in realtà dovrebbero, almeno se ho interpretato bene le leggi esistenti, consentire a me cittadino di entrare comunque, anche se poi non posso usufruire giustamente dei servizi dello stabilimento. Quindi certo, non l'ombrellone, non la sdraia, non la cabina, però anche solo entrare per arrivare in riva al mare e godermi il mare dovrebbe essere sempre concesso. Che dici? Principalmente questo. Poi purtroppo molto spesso in Italia ci sono le leggi, anzi c'è chi dice che ce ne sono anche troppe, solo che poi non c'è spesso la volontà politica di farle rispettare, perché io tante volte dico scherzando, vabbè siamo italiani, sì, c'è la regola, però vabbè che gli fa? E magari l'individuo, facciamo finta che sia anche io, spesso dica vabbè sì, ma che vuoi che sia, per eccezione, e quindi tenderemo tutti ad essere un po' più furbi del vicino, e poi si va, beh c'è la legge, però mo se la faccio io sta scappatella, sta cosa contro la legge, che gli fa? Periferie di Roma, si chiama Periferia delle Meraviglie. Mi piace intervenire sul vostro tema chiave, ossia il mare, perché anche al mare si può pensare di contribuire alla sua tutela camminando. Sembra una sciocchezza, sembra una cosa banale, ma camminando si può, andando lentamente, osservare tutto ciò che di sbagliato esiste, quindi le cartacce, le plastiche, delle cose messe male. Ecco che andando lentamente l'osservazione diventa più attenta, si può intervenire e si può abbinare il cammino alla pulizia e quindi all'ecologia, facendo bene al mare, quindi allacciandoci al vostro progetto dell'associazione Mare Libero. Grazie.